Ciao ragazzi, oggi vi proponiamo un video confronto tra due tecnologie AMOLED, nello specifico il Super AMOLED HD del Samsung Galaxy Nexus e l'Ultra AMOLED di LG Optimus Sol. Si tratta quindi di due tecnologie molto simili, ma implementate su device di fascia ben differente. Fascia altissima per il Nexus e fascia media per l'Optimus Sol. Prima di fare il confronto, però, una piccola premessa, ovvero non possiamo fare una comparazione a 360 gradi dei due schermi perché ci sono delle differenze evidenti. Il Nexus ha uno schermo da 4,65 pollici con risoluzione super 1280x720 pixel, mentre il Sol ha un più tradizionale 3,8 pollici abbinato ad una risoluzione 800x480. Quindi questo perché questa premessa? Perché in pratica se noi prendiamo in considerazione quindi in esame alcuni ambiti quali la navigazione web, è ovvio che il Nexus ha la meglio perché può godere di una risoluzione maggiore, uno schermo maggiore, quindi l'esperienza è di fatto più appagante. A luce di ciò abbiamo pensato di fare il confronto sulla resa dei colori, quindi come rendi il bianco, come rendi il nero, come rendono i vari colori e le varie tonalità. Abbiamo piazzato, o meglio, spinto, diciamo, la luminosità al massimo su entrambi i device e il banco di prova sono alcuni video demo molto belli da vedere che enfatizzano di solito gli schermi AMOLED. Lanciamoli, partiamo con questo. Non fate caso se magari sugli schermi si vede qualche riflesso, purtroppo la stanza è un po' quello che è. Comunque, per quanto riguarda la resa del nero, dico subito che è molto simile su entrambi. Diciamo, entrambi garantiscono un nero molto profondo, si confondono entrambi con la cornice, praticamente indistinguibile. Mentre, per quanto riguarda i colori un po' più caldi, come l'arancione, il rosso, il giallo, il Nexus ha una resa un po' più vivace. Magari li scambiamo anche per correttezza. Vedete come l'arancione è un pochino più vivace sul Nexus. Il nero praticamente identico. Ora vediamo un video molto interessante anch'esso. Perché? Perché vorrei mostrare la resa del bianco. Come si può osservare, la resa del bianco è superiore nell'Ultra AMOLED, o meglio, ha un bianco più brillante, diciamo più candido rispetto a quello del Nexus. Lo faccio vedere anche in questa maniera, in questa posizione. Vedete come la resa del bianco è molto più brillante sull'Ultra AMOLED. Però devo dire che quella del Nexus comunque è molto molto buona, non c'è assolutamente l'azzurrino, quindi è comunque bianco. E poi vediamo come appunto sulla chiocciola il corpo, il rosso del Nexus è più vivo rispetto a quello dell'Ultra AMOLED. Ma andiamo avanti il video. Anche qui le mongolfiere sono un pochino più vivaci sul Nexus. Mentre per quanto riguarda colori come il verde, l'azzurro, siamo praticamente sullo stesso livello, praticamente uguali. Vedete come l'azzurro è praticamente identico, forse un pochino più carico il colore della vela, che è un po' più vivace sul Nexus. Adesso vediamo un ultimo video, un pochino più lungo, però noi vediamo soltanto uno spezzone.
Praticamente questo, vediamo se di farli partire insieme. Vedete come la resa dell'azzurro è praticamente simile, oppure questo grigio con le bollicine è praticamente identico, il verde della bottiglia, idem, il fogliame, insomma la resa del verde è molto praticamente identica. Vedete, un po' più acceso sul Super Amoled, poi in realtà alla fine è solo una questione di gusti, entrambi comunque garantiscono una qualità eccezionale, una resa vibrante dei colori. Diciamo che se volete fare il figurone con gli amici per farvi un po' i fighi, per vantarvi un po', entrambi i device ve lo garantiscono, ve lo permettono. Perché hanno comunque tutte e due una resa molto vibrante e vivace. Forse vedete un po' sull'Ultra AMOLED è un po' tutto più chiaro, magari anche il colore della pelle è un po' più chiaro rispetto al Super AMOLED HD, però veramente eccezionali entrambi. Insomma, questo era il video confronto quindi tra queste due tecnologie AMOLED. Certo, sarebbe stato un pochino più interessante se magari il sole avesse avuto uno schermo grande quanto quello del Nexus e stessa risoluzione, perché a quel punto potevamo anche fare qualche test in più approfondito, ad esempio come la leggibilità sulla navigazione web. Comunque, anche questo confronto diciamo che non è male. Detto questo, volevo, diciamo, dare un'ultima considerazione sul Sol, ovvero ribadire un po' quello che avevo detto sulla video recensione dell'Optimus Sol, o meglio che è forse ad oggi il prodotto più intrigante nella fascia tra i 250 e i 300 euro, oggi nel senso dicembre 2011, quindi se state in fin dei conti cercando un prodotto non troppo costoso, in quella fascia dove a dire la verità, un po' tutti i prodotti sono simili al solo a livello di caratteristiche tecniche, prestazioni e esperienza Android, almeno però il Sol vi dà l'Ultra AMOLED che è uno schermo nettamente superiore al Super LCD, al super diffuso Super LCD, che poi è proprio lo schermo montato sui suoi concorrenti. In ogni caso io vi saluto, vi rimando alla prossima e spero che questo video confronto vi sia piaciuto. Un saluto da Matteo, ciao ciao!